ornato di tutte le doti di natura, di numerose buone arti, erudito in lettere greche, poeta in latino e in italiano, cui fu donato il borgo di Novilara, nel Pesarese, per il valore militare, adempiute due legazioni in Inghilterra e a Roma, mentre compiva quelli in Spagna, procuratore di Clemente VII, pontefice massimo, dopo aver scritto 4 libri sull'istituzione della famiglia regale, ossia il cortegiano, alla fine, avendo ordinato l'imperatore Carlo V che fosse creato vescovo di Avila, ma rifiutò, come vi ho detto prima, questa carica perché voleva che prima si mettessero d'accordo Papa e imperatore, morì a Toledo, di grande nome presso tutte le genti. Visse anni 50, mesi 2, giorni 1. Aloisia Gonzaga, sopravvissuta suo malgrado, al figlio benemerente pose l'anno del Signore 1529. In questa tomba è anche sua moglie, la deliziosa fanciulla che gli sposò ancora giovanissimo, signor mio, domenica prossima passata, che fu AD 19 instantis, messer Baldessare del Castiglione condusse a casa sua la moglie, figlia quondam del conte Guido Torello, qual è giovane, di 15 anni, e bella, la illustrissima signora duchessa, vostra sorella, con la illustre Madonna Laura, vostra ameta, e illustre Madonna Laura, consorte del signor San Francisco, per onorare la sposa, gli andarono all'incontro in carretta un buon pezzo per la porta di Cerese e con molti gentiluomini della terra, parenti e amici del sposo, e la illustrissima Madonna vostra madre con la signora duchessa vostra ameta andarono a casa di sposo ad aspettare e accogliere la sposa, la quale è e in gesti e in costumi satisfece ad ognuno. Il signor vostro padre ancora montò in carretta e incontrò la sposa sull'argine del Te, al quale insieme con il sposo basò la mano, e il signore vostro padre raccolse ambidoi suoi beni, buoni cera, e usoli parole molto onorevoli, quindi buona cera, buona accoglienza per questa sposina. O coniugus, dulcissima vita, corpore nanque tuo fata, meam abstulerunt, sed vivam tuo in teco conda il istu, iungentur quae tuis ossa me. Io ora non vivo, coniuge dolcissima, il destino infatti col tuo corpo si portò via la mia vita, ma vivrò quando in codesta tomba sarò sepolto con te, e le mie ossa alle tue ossa saranno congiunte. E per quanto riguarda proprio la sposa, a Ippolito Torello, che lasciò il dubbio se fu più bella o più casta, appena entrata nei primi anni di giovinezza, Baldassare Castiglione, insaziabilmente afflitto, pose l'anno del Signore 1520. Ecco l'uomo.